Buongiorno a tutti, una piccola pausa tra una mostrologia e l'altra, perché qualcuno a volte mi chiede pareri sugli argomenti più disparati e io invece devo ammettere che nel corso degli anni ho cercato di liberarmi delle mie idee, perché le idee sono positive in uno sviluppo proficuo, condiviso, quando poi ti attacchi, ti innamori di una tua opinione. Beh, insomma, fai una brutta fine da un punto di vista mentale. Quindi, effettivamente io non ho mai scritto niente su Oriana Fallaci, non ho mai scritto articoli, non ne ho mai sentito il bisogno. Attingo quindi da Elle, un personaggio di cui si sta riparlando in questi mesi. Scrive Elle: Oriana Fallaci è considerata senza dubbio la giornalista italiana più influente e controversa del XX secolo. È un discorso che io già contesterei, però effettivamente, secondo certe tendenze, potrebbe anche esserlo. Ha condotto una vita straordinaria, documentando ed esplorando il mondo con l'obiettivo di cercare la verità in una società dominata principalmente da figure maschili. È passata alla storia come la giornalista italiana più famosa per il suo stile frontale e diretto. Beh, era fiorentina, detto tutto. Piuttosto scomodo per i suoi intervistati. Ha coperto attivamente la guerra del Vietnam nel 67, diventando la prima corrispondente di guerra donna. Ma quello era solo un punto di partenza. Oriana Fallaci, nata a Firenze nel 1929, era la maggiore di quattro sorelle. Edoardo, il padre, una era giornalista di oggi, non mi ricordo più quale, ne era Paola Fallaci. Edoardo, il padre, era un muratore profondamente antifascista nell'Italia di Mussolini e per questo fu arrestato e torturato dalle camicie nere. Quel fatto e quell'atmosfera di oppressione incendieranno la piccola Oriana da lì ai suoi giorni a venire da adolescente e porterà poi di nascosto munizioni alla resistenza partigiana. Oriana Fallaci aveva sempre voluto diventare una scrittrice, eppure finì per iscriversi a medicina perché uno zio le disse che la laurea l'avrebbe aiutata a scrivere e raccontare storie, ma proprio per mantenersi durante gli studi iniziò a lavorare come giornalista, mollò l'università, abbracciando definitivamente quella che sarebbe diventata la sua carriera. Fallaci si trasferì a Milano negli anni 50 ed esordì nel giornale Epoca, dove lo zio era editore. Così piccola malignità, insomma, contesti gli uomini, ma un aiuto da zio zio, questo va bene. Per non mostrare favoritismi, inizialmente lui la relegò a fare del lavoro di scrivania. Ma Oriana mostrò fin da subito la sua personalità. Quando lo zio Bruno fu licenziato da Epoca, non spiega il perché. Anche Oriana lasciò il settimanale, ma restò disoccupata. No, finì all'Europeo, diretto all'epoca da Michele Serra. Qui c'è scritto così: con cui collaborerà fino al 77. Nell'effervescenza del cambiamento culturale in tutto l'Occidente, Oriana si trasferì a New York per vedere da vicino la società americana in trasformazione, gli hippie, la controcultura, la guerra del Vietnam. Queste biografie, no? Fanno dei salti a piè pari, a un certo punto se ne va a New York, non è che tutti potessero farlo, ecco. In che modo avvengono questi trasferimenti? Sei un'inviata speciale oppure decidi tu così, vado lì? Che non era neanche facile ottenere il visto in quegli anni. Così che nacque il suo libro I sette peccati capitali di Hollywood, con prefazione di Orson Welles, una radiografia di ciò che accadeva nella Mecca del cinema, svelando il dietro le quinte dei potenti del cinema, anticipando di circa 5 decenni il movimento del Me Too. A parte il fatto che se lo chiedevate a me, ma non solo a me, ma siamo in tanti che ci interessiamo dei retroscena di Hollywood, che poi non sono retro, sono proprio davanti a tutti. E interessano non solo le donne, un argomento di cui prima o poi si dovrà parlare. Insomma, hanno fatto carriere certi personaggi alla Richard Gere, si dice, però rimane sempre un po' sotto traccia. Me Too, certo. La guerra del Vietnam. Nel 67 Fallaci divenne la prima corrispondente donna. Come rappresentante dell'Europeo, ha viaggiato in Vietnam 12 volte in 7 anni, cioè andava e veniva. Questo Vietnam era un set cinematografico. E a proposito di retroscena, io ricordo delle scene tremende, Marcello Alessandri che palesava di schivare i proiettili, sacrifici che noi non chiediamo ai giornalisti, insomma, dei semplici report senza rischiare la vita e tornarci 12 volte. Continua.
era tanto critica nei confronti dell'invasione statunitense quanto lo era delle azioni del Fronte Nazionale per la Liberazione dei Viet Cong. Questo è importante perché per anni la si è dipinta come una donna di sinistra, invece ne ha preso sempre accuratamente le distanze. Le sue storie verranno poi incluse nel romanzo Niente e così sia del 1969. Nel 68 Fallaci lasciò il Vietnam per tornare negli Stati Uniti, dove seguì con attenzione l'evolversi di eventi chiave, coprendo le profonde ripercussioni in seguito agli omicidi di quell'anno di Martin Luther King a Memphis e Robert Francis Kennedy a Los Angeles. Seguì da vicino una manifestazione nella capitale messicana alla vigilia dell'inizio delle Olimpiadi del 68, protesta repressa con violenza dalla polizia, oltre 250 morti. Oriana fu colpita e data per morta, portata all'obitorio dell'ospedale, lì un sacerdote vide che era ancora viva e riuscì a salvarla. Fu un massacro peggiore di quelli che ho visto in guerra, scriverà poco dopo. Da brava giornalista, Oriana Fallaci era conosciuta e apprezzata universalmente. Tra l'altro, strinse un'amicizia duratura con gli astronauti della missione Apollo, in particolare Neil Armstrong. Nel suo libro, Quel giorno sulla Luna, lei raccontò che il comandante dell'Apollo 12, Charles Conrad, gli chiese un consiglio. Le chiese. Cosa avrebbe potuto dire dopo il famoso un piccolo passo per un uomo, un passo da gigante per l'umanità di Armstrong, cioè il primo uomo a camminare sulla Luna? Conrad era basso di statura e Oriana Fallaci diede un suggerimento che il mondo intero ascoltò quando Conrad sbarcò sulla Luna. Per Neil sarebbe un piccolo passo, per me è stato molto grande. Ma io non lo trovo per niente spiritoso, comunque è andata così. La lotta senza fine per la libertà ha contribuito a plasmare la sua ammirazione per il coraggio e l'eroismo. Ciò ha portato la giornalista a innamorarsi di Alexandre Panagoulis, un politico greco condannato al carcere dopo aver tentato senza successo di assassinare il dittatore greco Georgios Papadopoulos nel 1968. Quei tempi, ragazzi, i nomi greci erano proprio nelle nostre orecchie, loro arrivavano in Italia, all'università. Devo dire che i greci sono sempre stati poco simpatici verso gli italiani, tutti quelli che ho conosciuto io erano molto critici, direi quasi cattivi, per reminiscenze dell'ultima guerra, dell'invasione italiana, ma dicevano cose davvero sgradevoli a noi che poi non c'entravamo nulla, no? Altra generazione. Vabbè, metto ogni tanto i miei flash. Si incontrarono lei e Panagoulis il giorno in cui uscì dal carcere, ne diventerà la compagna di vita fino alla morte di lui, avvenuta in un misterioso incidente stradale il 1 maggio 76. Sebbene Oriana rimase convinta che si trattasse di un omicidio, dalla loro tormentata relazione nascerà il libro Un uomo. Nel corso della sua carriera, la giornalista italiana è riuscita a farsi coinvolgere in reportage in tutto il mondo, intervistando celebrità come Federico Fellini e Marcello Mastroianni. La spinta della Fallaci a documentare mentre affrontava il favoritismo e i privilegi di classe per i maschi nella società l'ha portata a entrare in contatto con politici influenti come Henry Kissinger, Ali Bhutto, il dittatore del Pakistan, l'Ayatollah Khomeini, il leader religioso iraniano che fondò la Repubblica Islamica, Mohammad Reza Pahlavi, l'ultimo scià di Persia, e Muammar Gheddafi, il dittatore della Libia. Tutti questi incontri rappresenteranno la trama per il libro di Oriana Fallaci, Intervista con la storia. L'impressione era che avesse un debole per questi personaggi medio orientali, e in particolare per Gheddafi. Ammalata da tempo di cancro, ha ritardato le sue operazioni e trattamenti per finire alcuni libri, difendendosi dalle critiche ricevute dicendo un libro è come un bambino, una madre mette sempre i suoi figli prima della propria salute, questo è quello che ho fatto. Va anche detto che lei parlò in Lettera a un bambino mai nato di questo figlio che aspettava, di un aborto spontaneo e si intendeva che il padre sarebbe stato Panagoulis, ma il nipote di lei, anni dopo, ha smentito questa circostanza sostenendo che il figlio fosse di un altro. Vabbè, insomma. Comunque, figli, queste donne famose, insomma, spesso non ne fanno perché la carriera ti divora. E allora, dopo diversi anni passati in silenzio, la tragedia dell'11 settembre, a pochi isolati dalla sua casa di Manhattan, la spinge a impugnare di nuovo la penna. La rabbia e l'orgoglio, apparso prima sul Corriere della Sera, poi trasformato in libro, sottolinea il pensiero estremamente critico dell'autrice sull'Islam, sfociando infine in un episodio in tribunale su accuse di diffamazione antislamiche.
Oriana sente che la fine è vicina ed esprime quindi il desiderio di tornare a Firenze, nella sua città. Muore il 15 settembre 2006. Il suo ultimo desiderio era morire guardando il fiume Arno, quello che attraversava quotidianamente per aiutare i partigiani contro Mussolini. Ora, da una fiorentina mi sarei aspettata qualche commento anche sulla vicenda del mostro di Firenze. Mi sarei attesa più contributi da parte di donne. Ora, a parte una che appunto scriveva per la città, poi per la nazione, scusate, poi per Repubblica, ma era, diciamo, un resoconto professionale il suo, no? Però non ho sentito mai interesse delle donne per questa vicenda, eppure, insomma, era coinvolta la femminilità in prima persona. Disse qualcosa Adriana Zarri, qualcosa a mio avviso molto interessante che ho riportato nel libro John Doe. No, Fallaci si occupava solo delle grandi questioni epocali, delle guerre, della geopolitica, non scendeva magari, no, ad abbassarsi di vieta cronaca nera, ma questa non era cronaca nera. Quindi forse questo argomento era scomodo proprio per lei, donna che era nei salotti che contavano, negli ambienti che contavano, perché non si va ad intervistare Kissinger piuttosto che l'Ayatollah Khomeini così, devi essere molto introdotta. Come tutte le persone introdotte nei circoli importanti, di peso, a un certo punto, quando ne esce, perché ne esce, si rigira con rabbia e in modo anche leggermente otterino, mollando il mondo di stupidità, cioè quel mondo dove lei era stata fino a un minuto prima. Me la ricordo in un'intervista televisiva, in un intervento più che intervista, in cui diceva: ma insomma, Dio viene raffigurato sempre come un uomo, ma perché non come una donna? Insomma, ci sono discorsi culturali, antropologici che giustificano questo, e naturalmente oggi non viene raffigurato poi più in nessun modo, quindi sarebbe interessante sentire Oriana ancora oggi. Sicuramente sarebbe come sempre battagliera, ma il problema che a me sembra lei abbia accuratamente evitato di trattare è che in un Occidente che perde la sua identità perché l'ha voluta perdere, e noi siamo corresponsabili, molti, per carità, lei avrebbe potuto essere abbondantemente mia madre, però quella cultura è arrivata fino a noi, l'abbiamo assorbita. E quindi dal momento che abbiamo rinnegato la religione persino come conforto estetizzante, come sistema di pensiero, come consolazione, come punto di riferimento, altri invece l'hanno conservata, poi a torto a ragione, insomma, le ultime generazioni musulmane, insomma, non hanno molto di islamico, vivono in modo occidentale, che è occidentalizzato, direi che più non si potrebbe, e anche quella religione finirà a sfumare, come tutte. In questo momento non vedo un grande futuro per tutte le religioni, perché nel momento in cui queste persone arrivano qui, poi, insomma, il nostro stile di vita è totalizzante, non vi si può sfuggire, giusto? Poi se parli appunto con persone di quelle origini e di quelle religioni che siano più giovani, con i figli, quando non con i nipoti che già esistono, insomma, capisci chiaramente che questi proprio dell'Islam, sì, magari ci vanno per fare un favore al papà, però insomma fanno tutto quello che fanno gli occidentali. Quindi il problema esisteva in partenza, a monte, come si suol dire, cioè questo Occidente che ha lasciato perdere tutto, ha lasciato perdere i cosiddetti valori, che non li ha difesi, che pensa soltanto ad attaccare una chiesa cattolica. E nel momento in cui tu fai il deserto, e poi c'è la questione economica che interviene, perché i dindi fanno comodo a tutti, quindi insomma, maestranze, ingegneri, professionisti, che hanno lavorato, lavorano per queste persone, anche professionisti molto noti, noti in tutto il mondo, ma che se l'Arabia Saudita da una commessa la prendono ben volentieri, o disegnano la moschea di Roma, che all'epoca era la più grande in Europa, non so adesso, è chiaro che un Occidente che è sempre in vendita è un Occidente che finirà preda di chiunque, ma in questo momento
La minaccia islamica mi sembra assolutamente passata di moda, forse oriana, si è scaldata molto perché stava vicino alle torri. Se fosse stata a Firenze, magari in quel momento l'avrebbe vista in modo più disincantato, sotto un profilo culturale, non viscerale. I nostri problemi oggi sono altri. Sì, era una donna sicuramente intelligente, sicuramente di fascino, ma pecca di quella fumantineria che influenza spesso, diciamo, il femminino e impedisce tante volte quella visione più furba e non moralmente superiore, ma più disincantata, che per ora è ancora patrimonio degli uomini, ma può essere che prima o dopo arriveremo a questa famosa parità, che significa poter vedere il mondo con gli occhi dell'altro.